L'iniziativa EcoPop, tutto sommato, è un'occasione anche interessante, se vogliamo, per approfondire delle questioni che sono comunque importanti, ma quello che solleva sono tutte questioni che non sempre ci trovano bene in chiaro. Beh sì, EcoPop ci invita a riflettere su due aspetti. Uno, quanti siamo su questo pianeta? Siamo in troppi. E questa è la semplificazione forse più che abbiamo nella testa tutti, cioè un pianeta per 7 miliardi di persone è troppo stretto. Insomma, ce l'hanno detto in mille modi, ma varrebbe la pena di guardare un po' i dati, perché siamo in tanti, questo è vero. È anche vero che le risorse del nostro pianeta sono insufficienti, cioè non possiamo vivere così per i prossimi 2 secoli. Il pianeta non ce la fa e quindi nemmeno noi. È Soprattutto se 7 miliardi di persone vogliono vivere come noi. quello il problema, è proprio questo. Allora, EcoPop ha dimenticato forse questo aspetto qui, cioè è ritornata su un ritornello che abbiamo sentito negli anni 60, quando il tasso di crescita della popolazione mondiale era al massimo. Ma da allora, e questo è un dato importante, il tasso di crescita dagli anni 60 ad oggi è diminuito. Sta diminuendo. Allora le previsioni sono l'ONU che le fa, non no, con la No, calcolatrice niente. qualsiasi persona. Evidentemente è difficile fare delle previsioni su un dato così, ma quello che si sa è che da sempre si sono sbagliati, cioè si è sempre sopravvalutata la popolazione mondiale. Allora i dati di oggi dicono che siamo in 7 miliardi, la popolazione continuerà a aumentare, ma sempre con un tasso più lento e arriveremo forse nel 2040 a 9 miliardi. Lì gli scenari sono ancora un po' difficili da immaginare, ma uno scenario che è abbastanza credibile dice che da allora, da quel 2040-2050, la popolazione mondiale comincerà a decrescere, mondiale. Vuol dire che nel 2100, secondo alcuni modelli, torneremo a essere 7 miliardi. Quindi questa bomba demografica l'hanno studiata, si sa quali sono i meccanismi che ci sono in gioco e si sa benissimo che quello che è successo da noi, cioè la decrescita di fatto, noi non facciamo più figli, accadrà anche negli altri paesi, magari più a sud del nostro O forse magari vale la pena di ricordare questo meccanismo, che La magari non è transizione demografica, certo, è quello che è accaduto e questo si sa e sta accadendo dappertutto. Negli anni 60 nei paesi in via di sviluppo c'erano 6 figli a donna, quindi delle cifre abbastanza importanti. Oggi, quindi in 40 anni, sono già dimezzati. Ecco. Ecco, cosa è accaduto? Ma semplicemente non è tanto il insistere con il terzo mondo a dire siete in troppi, smettete di far figli perché sennò il pianeta non ce la fa, ma Se non è. alla diffusione degli anticoncezionali, Esatto, ecco, non è quello lo non quella lo strumento. Lo strumento. strumento si sa, insomma, chi lavora nel terzo mondo, nei paesi in via di sviluppo, è ben chiaro che addirittura non combattere la vita, non è quello lo strumento, combattiamo la vita, è difenderla, che fa diminuire il numero di figli, perdona, mi spiego. Vuol dire semplicemente che se si sta attenti alla mortalità infantile, cioè si cerca di diminuirla, se si sostengono le donne, se si sostiene la formazione delle ragazze. Ecco, questi tre elementi sono sufficienti per far diminuire la popolazione mondiale e soprattutto far crescere la qualità della vita. Cioè, in fondo, la crescita di un certo benessere immediatamente porta a un'inversione di tendenza, Esatto, quindi più i paesi esatto. sono poveri e più in fondo trovano nell'avere tanti figli una sorta di ricchezza, di garanzia per il Esatto, futuro, ma quando questo non è più necessario, le cose si contengono. esatto. Esatto, è proprio così. Quindi questo è il primo dato, cioè la bomba demografica va letta con i dati reali, ma c'è un secondo dato che è più preoccupante, cioè c'è come un sentimento nostro, dei nostri paesi occidentali, a dire il problema sono loro. Invece no. Siamo noi che stiamo vivendo in maniera non sostenibile. Se calcoliamo Cioè, il nostro la. modello che non può essere. Assolutamente, ma siamo noi che dobbiamo fare qualche cosa. Se calcoliamo per esempio la preoccupazione sui cambiamenti climatici, sulle emissioni di CO2, il problema è svizzero, è francese, è australiano, è americano, ma non dell'Africa. Cioè, noi produciamo più CO2. Assolutamente, uno svizzero produce tanta CO2 come 100, 200 persone che vivono in un paese sottosviluppato in via di sviluppo. Quindi 1 a 200. Sì, cioè, Quindi se non ci vogliamo fare siamo. qualcosa per il nostro pianeta non dobbiamo andare a sud a dire cambiate stile di vita, dobbiamo lavorare Cambiarlo qui. noi. Questa è la grossa questione. Sì. Quindi c'è una questione di, come dire, di rispetto della dignità dei paesi che sono in via di sviluppo, che non si può intervenire con pillole e preservativi per
per mettere a posto il clima, perché è un po' quella l'immagine che ci siamo creati, e poi c'è una sana analisi nostra sul nostro stile di vita che forse va ridimensionato o ripensato. Non vuol dire andare al Medioevo, vuol dire utilizzare con intelligenza le risorse. Un esempio che forse sta per tutti, noi, io, tu e tutti quanti noi, buttiamo via ogni anno 100 kg di cibo buono che abbiamo comprato e che non abbiamo, e ci è avanzato. Questo è un esempio, ma non parliamo dell'auto, dei vestiti, dei mobili. È lì che bisogna riflettere, non sui paesi in via di sviluppo. Ecco, ma proprio su questo, mi pare che scrivevi nell'articolo sulla nostra rivista che in fondo noi ci siamo un po' messi a posto la coscienza, perché facciamo tutta una serie di cose, cioè magari banalizzo un po', ma siccome facciamo la raccolta separata, siccome prendiamo la benzina verde, siccome magari ogni tanto abbiamo anche le auto elettriche, eccetera, eccetera, è come se fossimo a posto, no? Sì, in fondo, creato... ma allora questo modello è esportabile. Se tutti i 7 miliardi vivono come noi, fanno la raccolta separata, eccetera, eccetera, allora va bene. Sì, in un certo senso questo è molto interessante, perché in un certo senso è come se la protezione del pianeta resta un valore, assolutamente. Cioè l'ecologia come concetto resta un valore. Ma attenzione, noi ci siamo dotati di un alibi verde, perché da qualche parte il nostro sistema economico, commerciale, ha messo etichette verdi da tutte le parti per darci la tranquillità di vivere come prima, ma con la coscienza a posto. E questo è perverso. Vuol dire che il cibo è verde perché è chilometro zero, per carità, va tutto bene, ma continuiamo a sprecarlo come prima. Il mobile è costruito col concetto solidale, ma poi lo buttiamo via ogni anno perché ne ricompriamo degli altri. La macchina sì, consuma di meno, ma abbiamo due auto o facciamo più chilometri all'anno. Quindi il nostro stile di vita come consumi non sta cambiando, ma abbiamo un alibi, quello verde. Quindi è ancora più pericoloso di certo, prima, tutto certo. sommato. È come se ormai noi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, ora tocca agli altri. Non è così.